Mister, non la conosco benissimo, ma questo sguardo è un po' amareggiato, onestamente. Amareggiato è dire poco. Aveva riposto tanta fiducia nella gara di oggi per risollevarci dal punto di vista morale. Dopo 5 minuti mi è crollato il mondo addosso. Abbiamo avuto la reazione che abbiamo avuto, dopo magari ci siamo un poco forse accontentati, non lo so. Dopo il 2-2 non siamo stati più capaci di ribaltare. Ahimè, ho dovuto anche mettere al riparo che potessi perdere la gara alla fine. Stiamo guadagnando dazio, abbiamo delle scelte. Io sono contento comunque della prestazione perché abbiamo dato quello che tenevamo e soprattutto quello che potevamo dare. Siamo giocatori ancora non al meglio e poi si paga dazio, non ci alleniamo come ci alleniamo. Un conto è allenarti 2 giorni, un conto è allenarti per un mese intero su un campo di calciotto. Le distanze non riusciamo a mantenere, ma queste non sono alibi però. Sono fortemente rammaricato, ma per il risultato, però la prestazione i ragazzi non hanno nulla da dire, nulla da obiettare. Mister, 9 minuti, 2-0, cosa hai sbagliato? L'approccio alla partita, la testa, dove era la testa in quel momento? Ma non direi, sai perché abbiamo iniziato anche bene? Però abbiamo preso il gol da 40 metri, un uomo solo, spostato palla e tirato in porta. Sulla seconda era, non credo che ci fosse punizione, però è l'arbitro che comanda. Però non si può pigliare gol in diagonale con un destro che tira e tira forte, lo sapevamo perché non è andato Grieco sulla palla, l'avevamo preparata. È uscita questa palla a fianco della barriera e ahimè Jacopo magari si è trovata all'improvviso davanti, non siamo stati capaci, abbiamo messo un alto in barriera quando era un destro che calciava, noi avevamo questa problematica, lo sapevano già che quando si andava sugli esterni bisognava cambiare l'uomo in barriera, lo sapevano già, però se, qualora avesse calciato eventualmente un sinistro, invece abbiamo messo un alto laterale, però sono tutte cose che con il senno del poi. E abbiamo pagato dazio, però te l'ho detto, la mia disamina attuale, ho detto che bisogna alzare la testa là dentro e bisogna guardare in faccia in realtà. Io la guardo e sono rammaricato, non so quello che farò, però è dura da digerire perché questi ragazzi fanno sacrifici enormi insieme alla società e non meritiamo magari, il risultato non lo meritiamo come è andata. Forse te l'ho detto, sono entrati tanti piccoli fattori che magari ci hanno condizionato per tutta la gara, però anche in questa siamo stati magari capaci di recuperare una gara e questo va un grosso applauso a questa squadra in questo momento qua. Mister, solo una curiosità, il cambio di Munard, perché? Stavamo soffrendo, lui è uscito un poco fuori dal gioco in determinate circostanze, poi anche lui era molto nervoso, già dopo 10 minuti cercava, perché comunque con un morale come lo siamo un poco tutti. L'arbitro l'ha beccato un poco, pretendeva il rigore, magari ci poteva anche stare e quindi è andato un po' in impasse. Poi dopo ho pensato bene, chiaramente che stessimo soffrendo, perché per fare il 4-2-3-1 bisogna avere tanta forza per poterlo fare, poterlo sopportare, perché in alcuni casi siamo arrivati al 4-2-4, quando abbiamo spostato gli ammazzi in avanti spesso eravamo 4-2-4, quindi anche ciò, io questo l'abbiamo messo in preventivo, però allenandoci sempre su un campo di calciotto, quindi le distanze non sono veritiere e fare 40-50 metri in recupero la dice lunga. È stato solamente questo, non perché avessi tolto Munarde per qualsiasi altra cosa, è semplicemente per dare più equilibrio in mezzo al campo e non soccombere, magari dopo aver fatto una rincorsa potevamo soccombere, che sulle ali dell'entusiasmo non avevamo più gli equilibri in mezzo al campo. Mister, chiudiamo con una battuta sulla prossima gara. Si va in casa della squadra più in forma del momento, la capolista. È uno stimolo in più forse per questa battipagliese adesso? Ma penso che tutte le squadre dovrebbero essere uno stimolo per quanto ci riguarda, in virtù del fatto che teniamo una squadra un poco particolare, voglio dire, nell'assemblaggio, come squadra veramente si può chiamare. È chiaro, andiamo su un campo dove è la squadra che va per la maggiore in questo momento, è fatta da uomini carismatici, uomini che hanno giocato 5-6 di loro in categoria superiore, un buon gruppo, giocano bene, gli va tutto bene, questo lo si sa. Noi bisogna eventualmente alzare immediatamente il capo, come ho detto. Guardare in faccia in realtà è barra dritta, bisogna far punti comunque. E il mio rammarico è proprio questo, il mio rammarico è quello di non aver centrato la vittoria, però si gioca in 2 squadre, loro ci hanno messo per quanto riguarda il primo tempo, noi siamo riusciti a recuperarla, però non mi puoi togliere questo rammarico, è forte perché magari anche il pubblico forse non lo merita, però bisogna guardare in faccia in realtà, le difficoltà ci sono e
bisogna eventualmente avere il coraggio di affrontarle. Mister Turco, c'è amaro in bocca dopo questo 2-2? No, non è, diciamo, è un po' quello che ci è successo nell'ultimo periodo che ti lascia l'amaro in bocca, perché anche in altre gare, vedi Cervinara, vedi Castel San Giorgio, la partita di mercoledì, potevamo sfruttare meglio alcune situazioni, perché quando una squadra va sul 2-0 deve gestire meglio alcune cose. Probabilmente non siamo stati bravi a farlo, perché avevo il timore che una volta preso gol sul finire del primo tempo poi la squadra potesse subirne il contraccolpo. Stranamente a me è piaciuta di più la squadra nel secondo tempo, da premettere. Noi abbiamo perso il nostro capitano, che per noi è fondamentale, che è Grieco, e quello mi ha mandato un po' nello scoramento, però devo dire bravi ai ragazzi che hanno fatto quantomeno una prova di corsa, di determinazione. La qualità purtroppo è questa quella che abbiamo, però sotto l'aspetto della corsa e della determinazione a questi ragazzi non si può dire niente. Non so con quanti juniores oggi abbiamo finito in campo, quindi questo ci fa ben sperare per il futuro. Il problema è che quando non riesci a cogliere questi risultati poi si fa dura, perché siamo tutti lì. Io quest'anno non so la squadra che rischia la retrocessione, è difficile andarla a vedere. Noi dobbiamo tenere conto di questo e quindi dobbiamo cercare di sfruttare situazioni del genere. Nonostante le assenze, nonostante gli infortuni, detto di Greco, mancava mezza squadra a questo Faiano, nonostante la gara di mercoledì che poteva anche pesare atleticamente sul Faiano, il Faiano ha fatto una grandissima figura, ha messo paura a questa Battipagliese, mister. Sì, ti ringrazio, perché io ritengo che la Battipagliese ha comunque 7-8 giocatori di spessore, giocatori importanti. Probabilmente anche loro con l'assenza di Casale hanno patito un poco in più dietro, perché non è mai facile sostituire, poi mettere insieme due centrali che probabilmente non hanno mai giocato insieme, quindi pure questo. Però sono contento della... hai letto benissimo la situazione nostra, quindi conosci bene un pochettino la nostra situazione, perché noi se concediamo Grieco, concediamo Pellegrino, concediamo Abate, che era un giocatore per noi fondamentale, questa squadra perde di qualità e di spessore. Direttore Guariglia, c'è stata la sensazione che questa Battipagliese potesse anche vincerla questa partita? Sì, di positivo traiamo la rimonta, ovviamente la reazione, forse più di istinto che di gioco, per la verità. Facciamo difficoltà a fare gioco, questo è oggettivo, questa considerazione credo sia sotto gli occhi di tutti. Dispiace, perché l'organico meriterebbe altri risultati. In questo momento si gira un po' storto, e dopo 7 minuti, se non erro, stavamo sotto i 2 gol, siamo riusciti a recuperarla. Avevo avuto la sensazione che potessimo anche vincerla, però ripeto, è una sensazione di pancia, di reazione, di orgoglio più che di gioco. Siamo in difficoltà oggettiva, dobbiamo uscire da questo momento, diciamo tra virgolette, no. E solo con il lavoro, attraverso il lavoro, il sacrificio e l'organizzazione, credo che questo organico può uscire da questa impasse. Direttore, guardiamo il bicchiere mezzo pieno, la reazione è stata importante, è stata una squadra davvero di categoria, è mancato il terzo gol. Sì, una reazione importante, il terzo gol è mancato, potevamo anche prenderlo perché queste partite sono particolari. Diciamo che è andata così, ci portiamo, come dici tu, questo bicchiere mezzo pieno, anche se diciamo, da questo punto di vista mi aspettavo, vista diciamo, la reazione, mi aspettavo qualcosa in più, però va bene così, andiamo avanti. Scappa via il Cervinara, sono chiusi i giochi per la promozione diretta? Il Cervinara è un organico importantissimo, sono una squadra rodata che negli anni ha consolidato questo gruppo, questa interagiatura già pronta, diciamo. Quindi da questo punto di vista sono avvantaggiati, credo che il Cervinara la possa fare da battistrada, anche se il mercato è vicino, quindi con l'apertura del mercato penso che possa cambiare qualcosina, però la squadra è stata allestita benissimo, quindi penso che ormai stia lanciata in avanti.